Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, sentite il gallo che canta, è mattina, ci siamo, è tempo di dare giudizi, è tempo di dare i voti al calciomercato del Milan. Partiremo dal Milan, ma faremo anche le altre squadre. Probabilmente cercherò di coinvolgere dei miei amici di altre squadre nei giudizi delle proprie squadre, ma giustamente un canale diretto da un tifoso del Milan e partiamo dal Milan. Innanzitutto mettetemi mi piace al video così per spingerlo, condividetelo con gli amici, iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanellina delle notifiche e seguitemi su Instagram, Twitter e TikTok, i link sono in descrizione. Allora, mercato del Milan che nell'ultima giornata ha vissuto un tran tram, ha vissuto una confusione sulla questione prima punta, ma ci arriviamo perché è stato veramente l'ultimo punto del calcio mercato. Partiamo subito col voto. Voglio dare subito il voto e poi spiegarne i motivi. Il mio voto al mercato del Milan è un 8,5. Non è un 9, non è un 10, è un 8,5 perché io credo che il Milan, nelle proprie possibilità economiche e temporali, abbia operato bene, tralasciando però due punti importanti. La tempestività per quanto riguarda la prima punta, dove secondo me per chi si è preso si poteva anche prendere prima e concentrare gli ultimi giorni su altro, ma poi ci arriviamo dettagliatamente su questa questione. E c'è un'assenza grave, grave, che si poteva colmare anche con pochi spiccioli, che è il vice Theo Hernandez, che a me non va giù da 2 anni e che spero comunque continui Theo Hernandez a fare prestazioni su prestazioni, partite su partite, e di non dover perdere punti a causa di questa assenza. Partiamo però subito da come è iniziata l'estate del Milan. L'estate del Milan è iniziata con tutti i crismi della difficoltà. Perché? Perché si è insediata praticamente una nuova dirigenza, perché abbiamo praticamente cambiato la dirigenza, licenziato la vecchia e insediato una nuova, che era tra l'altro alle prime armi, perché uno era un capo scouting, un osservatore, diciamo così, e l'altro era uno che si occupava del lato amministrativo, quindi erano veramente improvvisati in quel momento. Poi si è unito D'Onofrio come direttore sportivo, ma sappiamo benissimo che il mercato è stato gestito da tutto il team di lavoro Milan. E io credo che nelle idee del Milan a inizio mercato ci fosse, nelle idee del Milan a inizio mercato ci fosse la cessione di un big. La cessione di un big per rifinanziare il mercato. Perché? Perché, come abbiamo visto, secondo me la dirigenza attuale riteneva inappropriato il lavoro fatto dalla scorsa dirigenza e lo riteneva con tante lacune da colmare, compreso anche l'allenatore. Secondo me non era contento della squadra che stava allenando, voleva più qualità, più intelligenza. Pioli l'ha chiesto tante volte nella scorsa stagione: ho bisogno di giocatori intelligenti, ma non era un'offesa a chi aveva, era una mancanza, perché si parla ovviamente di intelligenza calcistica, non di intelligenza intesa come conoscenza delle cose. Detto questo, si è insediata la nuova dirigenza, io credo che nei piani ci fosse inizialmente la cessione di Theo Hernandez. E mi viene da dire per fortuna che questo non è accaduto, perché avessimo ceduto Theo Hernandez, io continuo a ripetere, sostituire i terzini è la cosa più difficile al mondo. Perché? Perché non se ne trovano, figuriamoci trovare Theo Hernandez. È praticamente una cosa che avviene una volta ogni 20 anni. Abbiamo visto come dopo Cafu, adesso abbiamo Theo Hernandez che è un signor terzino dall'altro lato, ma sono passati esattamente 20 anni tra uno e l'altro. Quindi c'è una difficoltà a reperire dei terzini di fama mondiale, dei terzini così forti che privarsi di un terzino come Theo Hernandez, sai già che il sostituto che vai a prendere può essere un degno sostituto, ma non sarà mai e poi mai Theo Hernandez. Quindi è per questo che io sono sempre più favorevole l'anno prossimo, nel caso il Milan dovesse fare un altro sacrificio, a vendere più Maignan che Theo Hernandez, anche più Leao che Theo Hernandez. Lo dico con grande franchezza, senza paura di pentirmene, perché sono convinto che il giocatore più insostituibile della rosa del Milan attuale sia Theo Hernandez. Detto questo, si è presentata all'improvviso l'occasione. L'occasione è stata l'offerta che il Newcastle ha fatto per Tonali, ipervalutandolo, parliamoci chiaro, Tonali sappiamo tutti avere delle qualità, ma il Milan in quel momento si è trovato sul piatto 80 milioni e Tonali non vale quella cifra. 70 quelli che l'hanno pagato e Tonali non vale oggi quella cifra. E Milan si è trovato di fronte l'opportunità anche di cambiare. Perché? Perché se vendeva Tonali poteva passare ad un centrocampo a 3 come stiamo giocando oggi e
e investire i soldi di Tonali per praticamente rifinanziare tutto il centrocampo del Milan, sapendo anche l'assenza di Ismael Bennacer. E questo ha fatto Furlani, questo ha fatto Moncada. Ha dato via Sandro Tonali e si è assicurato Loftus-Cheek e Reinders. Non è riuscito a completare il mediano. Punto di domanda sul mediano. Secondo me il fatto che Pioli abbia questo amore incondizionato per Krunic ha fatto sì che comunque Pioli si sentisse coperto nel titolare di quel ruolo aspettando Bennacer. Qui c'è una piccola macchia perché a parte il rischio di mettere Krunic lì, un vice Krunic da mettere lì, che non può essere Pobega, che è un disastro davanti alla difesa, secondo me si poteva prendere, si doveva prendere, perché qualora Krunic avesse una squalifica da qua a febbraio, avesse un qualsiasi impedimento al gioco, ti ritroveresti completamente scoperto nel ruolo. E secondo me il sostituto di Krunic lo farà Calabria. Secondo me metteranno Calabria in quel ruolo lì e questo potrebbe rappresentare perdite di punti, ma stiamo facendo un semplice processo alle intenzioni e a me non piace farlo. Lo giudicheremo quando sarà. Quindi il Milan ha investito i soldi del centrocampista ceduto nel rifare il centrocampo, nel prendere Okafor, mandando via Rebic, quindi facendo un upgrade notevole in attacco, e in più nel prendere Chukwueze, che per ora non è ancora venuto fuori a destra, e migliorare notevolmente la fascia destra, perché a destra è arrivato anche Pulisic, quindi la fascia destra è passata da Salemakers e Messias, attualmente al Bologna e al Genoa, capite bene che il tenore della nostra fascia destra non fosse proprio appetibile, a Pulisic e Chukwueze, quindi una signora fascia destra. Di là è uscito Rebic, che era un ex giocatore da 2 anni, abbiamo inserito Okafor e Leao, e davanti Giroud è stato rinnovato il contratto, io avrei fatto altro, ma va bene, è partito bene, rigore eccetera, però va bene perché, ripeto, il punto da tenere presente quando si giudica il mercato del Milan è che si è fatto tanto, ma non si può fare tutto in una sessione di mercato, sia per questioni economiche, sia per questioni proprio tra entrate, uscite, eccetera, i tempi non ci sono. Infatti si sono fatte anche delle uscite inaspettate, delle uscite importanti, come quella di Origi all'ultimo giorno di mercato, dove tu vai a risparmiare un anno di ingaggio, che può sembrare poco, ma sono 9 milioni lordi, sono tantissimi, e hai l'opportunità, qualora Origi facesse bene a Nottingham, anche di farlo riscattare, e quindi di liberartelo completamente. E ripeto, Origi, l'abbiamo detto per mesi, è uno dei danni peggiori mai fatti a livello contrattuale. Anche l'uscita di Rebic non era così scontata, è stata rapida perché il ragazzo è stato molto disponibile e tanto di cappello, però non era una cosa scontata. Nella trattativa Chukwueze si è inserito Gabbia, che va a fare un'esperienza in prestito per o valorizzarsi o qualora dovesse tornare al Milan, lo vedremo la prossima estate, viene sostituito da Pellegrino. Qui dobbiamo andare a fiducia dello scouting, io anche avrei preferito il Greco, ve l'ho detto in un video, mi sembrava molto più solido. Però, se lo scouting ha ritenuto Pellegrino valido, tanto da investirci comunque una cifra ingente, lo vedremo e lo giudicheremo alle prime prestazioni. E veniamo ai punti negativi, perché comunque questi sono tutti punti positivi sul mercato del Milan, che hanno alzato il voto. Perché? Perché tu l'anno scorso giocavi con Leao, Giroud, Messias, con riserve Rebic, Salemakers e Origi come attacco, escludendo Brahim Diaz e De Ketelaere. Adesso tu giochi con Leao, Giroud, Pulisic, ma come riserve hai alzato notevolmente il livello perché hai Okafor, Chukwueze e Jovic. Questione Jovic. Se proprio dovevi prendere Jovic potevi farlo prima, perché praticamente la Fiorentina lo ha regalato. Come operazione è inattaccabile, nel senso che hai preso un giocatore praticamente regalato con un anno di contratto, quindi se va male te ne liberi e se va bene hai l'opzione per fargli un contratto a 3 anni, quindi come operazione è inattaccabile. Io ritengo che il Milan si sia mosso un po' tardi sulla prima punta. Ora, quando il Milan pensava a Lukaku, Morata, erano punte diverse, io dicevo ok, essendo Jovic una punta non bravissima fuori dall'area, quanto un buon finalizzatore, a quel punto io ribadisco che il prezzo di Icardi a 10 milioni poteva essere un'opportunità in questa fase del calciomercato, in questa fase transitoria per la prima punta, perché è chiaro che chiunque avresti preso non sarebbe stata la prima punta del futuro.
Il Milan probabilmente ha valutato male, ma lo dobbiamo dire a posteriori perché non è che il Milan lo poteva sapere, e purtroppo è venuto così. Milan ha valutato di prendere Taremi negli ultimi giorni di mercato. L'idea era quella, era tutto fatto, e poi queste richieste vergognose alzate, ma vergognose non per le richieste in sé, vergognose perché se io e te pattuiamo qualcosa, tu non mi alzi la richiesta all'improvviso, è una bigliaccata. Stessa cosa che ha fatto Samardzic all'Inter, questo va detto. Nel momento in cui Taremi ha complicato tutti i piani, Milan ha cercato di arrabattare una punta, io credo non siano mai andati su Daka. Perché? Perché una dirigenza preparata non va a cercare un giocatore per il quale sa di non avere i tempi tecnici della finalizzazione dell'affare. Quindi io credo che il Milan magari si sia informato per Mir, dove il Siviglia gli ha detto guarda, non abbiamo il sostituto. E poi la situazione di Jovic, che è sempre stata lì in stand-by, l'hanno preso e l'hanno chiuso. Si poteva fare di meglio, sicuramente, ma il fatto di mandare Colombo a crescere a Monza è positivo, perché è la prova, è la stagione del 9 questa per Colombo. Se Colombo quest'anno fa un exploit, puoi anche provarlo a tenere come riserva. Se Colombo fa un exploit, puoi anche cederlo ad una cifra importante da reinvestire sul mercato. Lasciarlo in panchina a Giroud facendogli fare ispezioni di partita non avrebbe avuto senso, quindi molto più senso prendere Jovic, che qualora va male ha un anno di contratto. Ricordiamoci quest'anno di contratto, che è importantissimo, perché è un contratto fatto con tutti i crismi del buon senso, a differenza di quello fatto ad Origi lo scorso anno. Altre uscite importanti: Brian Diaz non ha mai convinto più di tanto la dirigenza attuale, mentre era molto più convinto Maldini. De Ketelaere è stato mandato a Bergamo, lo stanno già usando per un gol e un assist casuale. De Ketelaere ha fatto un assist completamente casuale, quindi ad oggi per me ha fatto un gol a Bergamo. Vedremo come andrà, ma abbiamo solo da guadagnarci qualora l'Atalanta lo riscattasse, perché nel Milan posto per De Ketelaere non ce n'è, chance le ha avute, per quanto le ha avute a spezzettoni e fatte male da parte di Pioli, però le ha avute. E se loro lo riscattano, noi facciamo anche una piccola plusvalenza, quindi un'operazione anche lì inattaccabile da quel punto di vista. L'operazione Salemakers in uscita, ripeto, purtroppo non aveva offerte, e quindi secondo me ce lo ritroveremo la prossima estate di nuovo a Milanello. Sarà uno di quei pacchi vai e vieni. Non si è riusciti a piazzare Caldara, un abominio questa cosa che non si riesce a piazzare Caldara, e si è preso Luca Romero in un'operazione in cui ho fatto un video apposito, andatelo a recuperare, dove dico un'operazione win-win, perché lo prendi a zero, male che vada ci fai una plusvalenza. Quindi Luca Romero, operazione inattaccabile. L'altro neo è il vice Theo Hernandez, perché se Theo Hernandez fa una squalifica lunga, si fa un infortunio o qualcosa di simile, non abbiamo un vero vice. Dice Matatti Florenzi, il terzino adattato è una porcheria, Florenzi non si può adattare lì. Ora, se Bartesaghi viene fuori bene, siamo tutti contenti, però è un grosso punto interrogativo. Ballo d'Orè non se n'è voluto andare, non è voluto essere piazzato fino all'ultimo giorno di mercato, dove poi è andato in prestito. E questo secondo me ha un po' bloccato le idee del Milan. Secondo me i due nei sono quelli: il vice Theo Hernandez, che manca da anni, e la punta. Il portiere invece è un'operazione che abbiamo sistemato già con la vecchia dirigenza, e che Sportiello comunque è una garanzia rispetto a Tatar Lusano. Il mio voto finale, l'ho detto, è 8 e mezzo, quindi è mancato quella ciliegina per andare a 10, ma quella ciliegina e mezza per andare a 10, però è un mercato che mi soddisfa, che soddisfa anche sul campo attualmente. Io credo che anche l'operazione Musa sia un'operazione fatta bene. Credo che il Milan debba ancora alzare il livello delle riserve, perché non ha le riserve ancora a livello dei titolari, ma ci si è molto avvicinato, diciamo, ha colmato questo gap tra riserve e titolari, e sono soddisfatto. Vedremo invece la stagione, perché poi il campo parla chiaro ed è sempre un voto definitivo, che voto dare. Fatemi sapere il vostro voto nei commenti, la vostra magari analisi, se avete voglia di farmela nei commenti. Mettetemi piace al video, condividetelo, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche, venite su Instagram, Twitter e TikTok, che già stiamo parlando del derby su Instagram. Su Instagram siamo 2 settimane avanti, siamo già al derby, quindi Instagram, Twitter e TikTok, link in descrizione. Forza Milan, attendo i vostri voti e poi facciamo anche quelli delle altre squadre.